Consigliere, la Lega sbarca a Napoli, un momento storico e, come dire, anche di grande cambiamento. Che valore ha questa azione politica? Ma innanzitutto specifichiamo che la Lega Nord si chiama e si chiamerà sempre Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Ah, in realtà un tentativo della Lega al Sud, c'erano già stati nei primi anni 90, poi fermati dalla nascita di Forza Italia che ha preso gran parte di quel bacino elettorale. La Lega non può e non deve essere un partito di tipo nazionale, ma un partito che parla a tutti i popoli che compongono l'Italia. E io sono una persona, da ragazzo ero sul Po per la secessione, sono indipendentista dentro, sono autonomista dentro, però bisogna capire che o il sistema Italia recupera la sovranità e recuperando la sovranità allora riusciamo anche come Nord a ottenere le giuste forme di autonomia, ma altrimenti all'interno di un pacchetto euro nessuno ci regalerà mai l'autonomia. Per un motivo molto semplice, la Lombardia e il Nord è il principale competitor della Germania. Sono due grandi realtà a livello manifatturiero. Grazie al sistema euro la Germania riesce a controllare la nostra moneta e di fatto impedire che giocando sulla lira come nei primi anni 90 la moneta si svaluti perché, e svalutandosi possa andare a fare diretta competizione alle imprese tedesche. Se sta peggio l'Italia, se sta peggio il Nord, stanno meglio le imprese tedesche. L'Europa, questa Europa non ci regalerà mai nulla. Per vincere, anche il Nord per vincere, deve recuperare quella necessaria sovranità e questa è una battaglia da Nord a Sud. Ed è per questo motivo che comprendo e giustifico e apprezzo la scelta, il coraggio del segretario federale Matteo Salvini di fare questo convegno a Napoli.